È una meravigliosa giornata di sole qui a Los Angeles. No, non è vero, siamo a Udine, però devo ammettere che la somiglianza con Los Angeles è veramente incredibile. Oh, buongiorno Andrea. Come stai? Ne Molto bene, molto bene. sei contento di partire? Moltissimo. Sono le 7:30, c'è tanto traffico, non so se riusciremo ad arrivare in aeroporto. Eccoci, nonostante il vago alone di pessimismo che abbiamo manifestato prima in automobile, siamo arrivati in aeroporto con largo anticipo, abbiamo bevuto anche l'ultimo caffè italiano, ma siccome a voi sicuramente non ve ne frega niente di vedere il nostro viaggio, con la magia del montaggio tra pochi secondi saremo già a Los Angeles. Svizzera. Ha fastidio questo eccesso di pulizia, di precisione. È meraviglioso, io sono estasiato da. Non sei infastidito? No, assolutamente, No? assolutamente. Viva di Svizzera, Zerbutto. Arrivati in men che non si dica, Andrea? La cosa che dovete sapere di Los Angeles, che colpisce subito appena esce dall'aeroporto, è l'odore di fritto che c'è nell'aria. Adesso ci prendiamo un bel taxi e ci ricongiungeremo con i nostri cari amici che sono già arrivati un'oretta e mezza fa. A merde! Andiamo a fare la spesa, ovviamente stile multiplayer. Papà, spendi tanti soldi, papà. Sì, c'ho la carta del credito infinito. Spendo tu, poi sono anche incazzato perché la macchina non funziona. Hai preso Prendo tutto adesso, tutto. Vince, che vuoi comprare a papà? Chiedi a papà che ti compra quello che vuole. Io volevo comprare i Chupa Chups. I Chupa Chups. I lecca lecca. Chiedi a papà. Ogni volta che vengo in questo supermercato mi sento male, c'è un'abbondanza, c'è tantissima roba, cioè guarda per esempio, queste sono solo le diverse tipologie di formaggio, nemmeno grattugiati, slices. Poi giri l'angolo, ci sono i barboni che ti chiedono un centesimo per. È proprio uno spreco di roba. La stazione biscotti è grande quanto un ipercop nostro, cioè è veramente un paese delle contraddizioni. Cioè, calma, guardate, un paese che vende lo spray al formaggio, cioè, non va bene. È il segno della decadenza capitalista. Quest'anno abbiamo preso 150 piatti, siamo scesi dai 450 dell'ultimo anno. Io ne prenderei un altro po'. C'è crisi, abbiamo deciso di risparmiare moltissimo sui piatti. Ci sono i panel. Mazza e panel. Fanno i figli bello. E panel senza mazza. Non fanno i figli bello. Fanno i figli pazzo.